Eccoci e bentornati sul mio canale. Senza perdere tempo lanciamo subito la mia prima partita in live su Carrier, terzo episodio della modalità Exo Zombies, introdotto proprio oggi con il DLC Supremacy. Vediamo un po' se riusciamo ad entrare in una partita oppure se ci lancia una partita nuova. Ci sarà veramente tantissimo da vedere in questa nuova modalità, o meglio in questo nuovo episodio della modalità, perché come abbiamo potuto vedere nella storia, nel video della storia che vi ho pubblicato prima, Oz era la fonte dell'infezione, quindi praticamente è stato ucciso ma si trasformerà anch'esso in un exo zombies. Ci saranno tanti nuovi zombie, di cui alcuni corazzati ancora più tosti di quelli che abbiamo visto su Ascendance, e poi soprattutto ci sarà un mostro che dovrebbe aiutarci, la nuova arma che state vedendo in azione, che è l'LZ52 Limbo. Siamo pronti, perfetto, dagli un po', speriamo di capitare con una squadra buona. E come mappa saremmo catapultati in Carrier. A quanto ho capito dovrebbe essere proprio legata a Carrier, proprio quella mappa che giocavamo sul multiplayer di Black Ops 2, però la parte interna, perché là vi ricordate giocavamo nella parte esterna. Eccola qua, Carrier Zombie. Da oggi cercherò ogni giorno, almeno per, che ne so, riesco 10, almeno 10 giorni, 2 settimane, di ritornare con gli Exo Zombies ogni giorno un video, perché me l'avete chiesto veramente a raffica in questi giorni, e con l'occasione che è uscito questo nuovo episodio voglio ributtarmi nuovamente qui. Allora, vediamo un po' com'è. C'è Cargo, l'armeria, il Bad Bay, l'hangar, il gun deck, biolab, pure qua c'è sta il biolab oltre alla cosa, lift, moon pool. Mi sembra molto grande come mappa, eh? Mo bisogna vedere quanto è grossa in termini di struttura. Allora, disattiviamo la voce e andiamo. Ehi, mi senti? Ma che cazzo? Non importa, questa nave è piena di infetti. Fanculo, ci hai traditi. Ho una missione da compiere, devi aiutarmi. Vedi, c'è già il nuovo personaggio, eh? Allora, qua si può subito attivare la corrente. Allora, già mi sembra, rispetto ad Ascendance, più grande la mappa, perché vi ricordate, là iniziavamo e la mappa era veramente molto piccola, era difficile muoversi. Questa mi sembra abbastanza grandicella. Ok, l'unica cosa, sto vedendo che chi sta fuori e chi sta dentro, ma si può già uscire fuori. Qua è chiuso, vediamocela bene. Oh, perfetto. Armeria che è chiusa, 1250, già costicchia abbastanza. Oh, ecco qua, già qua si prendono le armi, molto bene. Ma non si può passare che è chiuso. Cacchio, oh, cacchio di strilli, matta. Questi da dove cacchio sono passati per uscire da là? Venite qua, va, venite qua, venite qua, venite qua. No, benissimo. Quattro cani, brutti, brutti. Mamma mia, mamma mia, vieni qua. Perfetto, la cosa da capire soprattutto è dove sta piazzato l'exo per attivarlo. Benissimo. Però da quello che vedo, ragazzi, due siamo, sono fuori, due. Oh, cacchio. Due sono fuori e due sono dentro. Ok, chi è che mi sta a colpire? Che figata, qua che ci abbiamo? Ah, sempre l'MK14. Oh, comunque appena iniziamo sempre MK14 o Bulldog. No, secondo round è andato, eh. Io direi, intorno ci devono essere altre armi di Atlas da prendere. Dicevo, se siete d'accordo, ragazzi, ci facciamo un piccolo assaggino. Porta aperta. Porta aperta, no, che è aperto? Andiamo a vedere. Che è aperto? Ah, vedi? Due di qua e due di là. Tra un po' andiamo a aprire pure noi, eh. Allora, dove sono i zombie? Oh, eccoli. No, era sembrato aver visto qualcuno. Dai, dai, dai. Dove state? Mamma mia, comunque deve essere bellissima sta mappa. Messa troppo a fumetta. Oh, vieni qua. Vieni da me. Oh, ma non muori? Inizio. Bello, equipaggiamenti. Iniziamo già molto. Perfetto. Aspetta, aspetta. Aspetta, aspetta che devo prendere gli equipaggiamenti. Benissimo, aspetta che la prenda, aspetta che la prenda, aspetta che la prenda. Ok. Non muori. Oh, oh, dai, eh. Oh, oh, un po' di gente c'è, eh. C'è un po' di gente, c'è un po' di gente. Oh,
mezzo, sbaglio? Perché è quella cosa là? C'è una torretta diversa. Ti prendiamo lo sballo! La voce del cuore somiglia a quella di Oz. Oh. Ma che cazzo? Che andiamo a aprire, ga? L'armeria? Vediamo un po'. Cominciamo a aprire qualcosa. Oh. Cominciamo a scoprire un po' qua cosa c'è. Richiede l'exo. Oh, eccoli! Telegranata! Regà, eccoci! Sei arrivato, va? Benissimo, li stiamo tutti insieme. C'è sta, vedi, una torretta particolare, hai visto? Ricco. L'ultimo modello, fix! Granata impatto. Aspetta, fatemi controllare. Pistole, qua cosa c'è? Ricarico! Potenziare l'arma, ok. Lennox. Vediamoci bene tutto quanto, qua cosa c'è? Li ho svegliati per aiutarmi contro la telegranata, e che cos'è? Proviamola un po', va? Tutto qui! Benissimo. Qua come armi, labbra 3, ed è qua la granata impatto, perfetto. Ok. Allora, qua o aspettiamo perché bisognerà cominciare a aprire un po' le porte. La mappa comunque è in mezzo, Oh, eccolo. Ah, volevo provare un po' un attimo sta cosa. Ci si vede? No, che bello! Ci possiamo trasportare! Ma questa te può salvare la vita, sta granata! Che bello! Provo subito! Che sta fa quello? Cacchio è? Ma che è? Sei uno tipo la tira la granata là? Sono felice di rivederti, Lennox. Che succede? Dov'è? Gli altri dicono che sei più stronzo di me. Ma che è? Giochetto. Mi fai fare bella figura. Vai, la ripresa, vai. Vai, vai, dammi crediti. Vai, bello, 7,50. Che figata. Aspetta, ha fatto lo sto gioco, raga. Ok. Mi sarebbe servita al liceo. Solo che da qua non ci possiamo più muovere. Ci siamo andati a ficcare in un angolo un po' troppo strettino. Oh, sicurezza addirittura, va? Quando si dice massima efficienza. Andiamoci a comprare labbra, va? Questa va? No, telegranata. Ecco. Finalmente ne ho trovata una. Bene. Mamma mia, killa bene, eh? Questo è. Mi sembra che killa meglio adesso labbra che. Fa male? Che prima. Serve una mano, raga. Ok, andiamo, andiamo, andiamo. Su. Ok. Non stanno comunque. Essendo ancora il quarto round non si vede ancora tanta gente, eh? Sbaglio? C'è pure la torretta da spostare, che non mi dispiace. Ho sentito dei rumori. Rompe l'anima. Dai, dai! Me voglio carichi, regà! Me voglio carichi per questo nuovo DLC! Ma voglio uscire da qua. Poi voglio andare a aprire il montacari per 1750. Bello, mamma mia, hanno ammazzato il brutto, eh? Dai che trova delle munizioni. Aspetta. Vai, benissimo. Ok, dove stanno? Pure da sopra attaccano qua, eh? Bene. Mappa, comunque mi sta a piacere questa Sabra 3, eh? Non so voi, Ci abbiamo due granatine, io vorrei riprovare il giochetto, regà. Proviamo, vediamo un po' se ci riesco. Aspetta. No, cazzo! Sono a terra! Qualcuno che mi aiuta, qualcuno che mi aiuta! Naggia, mi sono autoesploso da solo! Volevo provare a fare il giochetto, però non c'è troppo tempo! Soldato. Perché hai fatto la guardia per Atlas? Vaffanculo, Lennox! Vuoi fare il carino con me? Io l'appuratore! Che sei tagliato per uccidere! Sto parlando poco, regà, perché voglio sentire i dialoghi tra i personaggi per capire... No, anche qua, livello 5, o meglio, piano 5, i canili. O meglio, i cani exo. Andiamo dentro, va. Oh, la stampante 3D, regà, proviamo, va. Oh, che ci dai? Buono, un bel SM1, va. Un buon SM1 che male non fa mai. I cani dove stanno? Ce n'è nessuno. Fuori. Sento, li sento in cuffia, dove stanno però? Dove siete? Oh, dove tanto arrivano? Chi stanno? Oh, regà! Questa gira intorno. Non farti mordere! Non farti mordere, quando stanno? Sono cambiate pure le etichette sotto, eh! Sto a vedere pure. Ok. Sto a vedere le etichette sotto dei.
Bravo, quello è schizzato. Mamma mia, che cacchio ha preso quelle lanciagranate? Già utilizzi qua, non riesco, non serve ancora. Era munizioni, ma lasciamo le porte. Molto mi bene, sento carica. Ma qualcuno che apre le porte? Mazza, siamo tutti scasati, regà. Secondo te che cazzo facevo? Non sono così ricco. Merda, non è finita. Via. Non è finita, stiamo ancora a round 6, come non è finita? Stiamo tutti e quattro qua però, ci siamo rintanati tutti qua dentro. Vieni qua. Utilizziamo l'apre e poi l'SM1 nei momenti più di difficoltà. Quello che c'è il cecco. Sentito un po', voglio uscire da qua, raga. No, già mo li spreco io i soldi. Grazie. Come le apro io le porte? Tu espresso dallo spazio. Forza, ancora equipaggiamenti. Sei tu? Dai, dai, dai. Dove stanno? No, stanno dall'altra parte. Cacchio, mangia, vieni qua, bello di casa, mamma mia, aspetta, ok, questo è nuovo? Se non me lo ricordo, tipo, pensa perché saranno tipo i, come si chiamano? Quelli che lavorano dentro alle navi, non mi viene il forte, i marinai, comandanti e via dicendo, questo tanto che cazzo esce, che c'è qui? Cosa c'è? Per acquistare. Belli. Mamma mia, ma che vedo? Ammazzo Dio? Cosa? Ma ci avete mai giocato a zombie o questo è il primo episodio? Perché da vedere che mi stanno a far ammazzare solo a me. Questa Abra 3 non mi sta dispiace proprio per nulla. 1007, aspetta che poi vi apro la porta, eh. Sì, ce ne andiamo un po' in giro. Andiamo. Oh, mio laboratorio. Bene. Oh, vediamo un po', va. Oh, cogano. Cacchio sono andato a finire. È roba chimica, cos'è? Si chiama GS7. E allora? Porco cane, qua regà, prima che mi imparo bene la mappa, ce ne vorrà perché è proprio grossa, Oh, qua che diavolo c'è? Cosa c'è qua? Qua niente. Poi c'è l'RX, il teletrasporto. Scusami. Stavo vedendo un attimo il teletrasporto. Sono ragazzi. Che figata. Munizioni scarse, Bomba DNA, bello. Vabbè, è cambiata la grafica della bomba DNA. Sembrava proprio OS. Pensi che continuano a parlare di OS. Grandi. Oh. Ah, il drone tesoro. Che è qua? Cacchio è, regà? Ma che è? Mi sono un attimo distratta a vedere quel corso. Che cos'era? Fonte armamenti, stiamo, va. Apriamo un po' di tutto. Qua stiamo aprendo tutto. Oh, finalmente un po' di luce. E ci prendiamo anche il drone d'assalto. Molto bene. Stavolta tengo tutto per me. Come fate voi? Scusami. Ok. Così voglio voi. Via. Devo ricaricare. Questa veramente da girarsela come un regà. Tocca impararla benissimo perché è enorme questa mappa. È qualcosa di atroce. Per quanto è grande, te la puoi girare veramente in lungo e in largo. Allora, qua si può passare sia sopra che sotto. Fatemi vedere un altro giretto che voglio proprio vederla. Mi sta piace un casino. Proprio estetamente mi piace un casino esteticamente. Non so voi, regà. Fatemi sapere qui sotto che c'è proprio tanto da scoprire e tanto da vedere. Allora, ragazzi, piccolo assaggio di Carrier, il nuovo episodio degli Exo Zombies introdotto con il DLC Supremacy. Ci vediamo nel prossimo video dove andremo a fare una partita intera su questa nuova partita, su questa nuova modalità. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se vi è piaciuto iscrivetevi sul mio canale e condividete il mio video. E ci vediamo con tanti nuovi video sempre qui, sempre sul mio canale.